Avvocato Marazzita. Ma stavo pensando che in realtà ci siamo incontrati tanti anni fa. Io sono rimasto colpito dalla tua idea perché era un'idea letteraria, perché era un'idea avanzata, perché era un'idea originale e perché avevo soprattutto capito una cosa, che la mediocrità del periodo storico in cui viviamo, nessuno avrebbe capito, o con grande difficoltà qualcuno avrebbe capito quello che era importante. Cos'è l'importanza? L'importanza è Tiffany, questa cagnolina maltese che dice cose che non ha detto Shakespeare, dice cose che non ha detto Dante, dice cose che non ha detto Pasolini, perché è anche una critica di costume. Quindi Tiffany è un fenomeno letterario d'avanguardia, come si usa dire, ma forse la parola non è adeguata. È un fenomeno letterario reale e futuro nello stesso tempo, perché nel tempo noi non vivremo più di parole, le parole perderanno sempre di più il loro senso e vivremo di immagini. Tiffany riesce con le sue immagini a raccontare cose e soprattutto a fare delle critiche, qualche volta critiche feroci, perché il mondo crede, deve avere delle critiche feroci. Io penso, quando parlo della mia professione, penso ai grandi processi che ho fatto, il processo per la morte di Pierpaolo Pasolini, per la morte di Aldo Moro, il mostro di Firenze, e io ho visto tante cose brutte, tante cose spesso ripugnanti, i cosiddetti diavoli che ho difeso. E allora devo dire che la forza e la potenza di Tiffany è superiore alla potenza di tutti i diavoli che hanno attraversato la mia vita professionale, la mia vita privata. È un fenomeno letterario ed è un fenomeno di costume, ed è poesia, ed è critica d'arte, ed è critica politica. Tiffany resisterà più di tutti noi, più di tanti uomini che adesso vivono questo periodo storico, perché dice delle cose universali, assolutamente delle cose universali. Tiffany sarà conosciuta in Cina, Tiffany sarà conosciuta in Calabria, Tiffany sarà conosciuta nel mondo, nel pianeta, e dirà cose sempre interessanti, quelle che dice d'altra parte, che sono feroci critiche di costume. E ha la capacità di dirle con il sorriso, ha la capacità di dirle con l'ironia. Allora noi dobbiamo pensare quanto sia stolto quella parte di mondo cosiddetto culturale che non riesce non solo a recepire come dovrebbe il fenomeno di Tiffany, ma non riesce neppure a capirlo.